Noi vogliamo il trasporto, non vogliamo l'aeroporto! Noi vogliamo il trasporto, non vogliamo l'aeroporto! Esasperati, senza soldi e con la prospettiva di un futuro senza certezze. Ecco perché i lavoratori del CSTP chiedono la solidarietà dei cittadini ed una risposta concreta da parte delle istituzioni. Salerno ancora una volta bloccata, il CSTP in strada, sì, ma senza mezzi. Gli autobus, molti senza manutenzione, sono rimasti nel deposito. In strada soltanto i lavoratori, dipendenti del consorzio che temono per il futuro della storica azienda. In corteo, oltre 300 hanno attraversato il centro del capoluogo, paralizzando la città con automobilisti bloccati in auto e tanti cittadini fermi inutilmente alle fermate in attesa di un mezzo di trasporto. In diversi punti, a cominciare dal tribunale. Apri la sentenza, magistrato! Apri la sentenza! Apri la sentenza, magistrato! Apri la sentenza! Lentamente, nonostante un caldo feroce, il corteo ha raggiunto la sede della provincia, dove non sono mancati i cori di protesta. Stessa identica scena dinanzi a Palazzo di Città, dove i lavoratori sono rimasti fermi per diversi minuti, in attesa anche dell'assessore comunale Cascone. Vive un dipendente del CSTP in questi mesi come vive, senza stipendio, con tanta incertezza? È drammatico, non sappiamo più cosa dire, cosa fare. Noi stiamo cercando di dare tutto, veniamo a lavorare senza riscuotere il salario, veniamo a lavorare, ma è difficile andare avanti. Le persone praticamente siamo la loro valvola di sfogo, è difficile andare avanti, non sappiamo il nostro futuro, stanno un sacco di incertezze che è difficile andare avanti. In famiglia, come si fa a portare? In famiglia non ci possiamo nemmeno spostare, macchine ferme senza assicurazione, gasolio in macchina, come non ci possiamo recare nemmeno al lavoro. Lo Stato così, senza futuro, incertezza di un lavoro che stiamo per perderlo. E ci dobbiamo davanti. In questo momento, quando vedete magari dei privati che effettuano un servizio sostitutivo, voi che pensate nei confronti del collega? Noi pensiamo che ci dovremmo fermare tutti e dovremmo fare un'unica cosa, un'unica lotta, perché il problema oggi è nostro, ma domani è loro. Noi siamo rovinati, noi viviamo di stipendio. Devono vedere che decine, il problema è la banca, luce, acqua, il gas. Che cosa dobbiamo fare? Noi siamo costretti veramente a fare la fame, non ce la facciamo più. In che modo si può uscire da questa situazione? Si devono mettere d'accordo la provincia, la regione e il comune. Solo loro ci possono aiutare. Siamo stressati un po' tutti, sia con l'ansia, soprattutto perché sono quasi 3 mesi che non percepiamo stipendi. Esasperati soprattutto noi e credo anche i viaggiatori, perché noi lavoriamo in condizioni pessime. E la gente è costretta ad aspettare per ore intere autobus che passino.